Sono lieto di salutare la delegazione di sovrintendenze irachene, composta da rappresentanti di diversi gruppi religiosi, accompagnata da Sua Eminenza il Cardinale Toran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. La ricchezza della cara nazione irachena sta proprio in questo mosaico che rappresenta l'unità nella diversità, la forza nell'unione, la prosperità nell'armonia. Cari fratelli, vi incoraggio ad andare avanti su questa strada e invito a pregare affinché l'Iraq trovi nella riconciliazione e nell'armonia tra le sue diverse componenti etniche e religiose, la pace, l'unità e la prosperità. Il mio pensiero va alle popolazioni civili intrappolate nei quartieri occidentali di Mosul e agli sfollati per causa della guerra, ai quali mi sento unito nella sofferenza attraverso la preghiera e la vicinanza spirituale. Nell'esprimere profondo dolore per le vittime del sanguinoso conflitto, rinnovo a tutti l'appello ad impegnarsi con tutte le forze nella protezione dei civili, quale obbligo imperativo ed urgente.